Iniziamo subito con i nostri titoli, poi vi presento il nostro ospite. E allora, mattino di Puglia e Basilicata, è il Super Mario venuto dal sud, dal Conte Foggiano al Draghi Irpino, formatosi dai gesuiti. E allora andiamoci a scuola, in questa scuola dei gesuiti a Roma, il Massimo, dove si è formato Draghi. Ci andiamo con la testimonianza di un suo compagno di scuola d'eccellenza. Giocavano a basket insieme. Non solo c'era Montezemolo, c'era anche Giancarlo Vagalli, che lo ricorda così, intervistato dal collega del TG2, Montibuzzetti. Era una persona simpatica, una persona carina, bravo, vinceva sempre i premi, ogni anno vinceva il premio, medaglia d'oro, medaglia d'argento, io manco quella di latta. Qual era la filosofia del Draghi adolescente? Prendere un buon voto, whatever it takes. Beh, lui andava bene, studiava, no, non potrei definirlo secchione perché non è che era di quelli, no, è stato buono, non passo i compiti, però era bravo. E per gli sport se la cavava? Come no, ha vinto pure delle coppe, aspetta, guarda, c'ho anche la foto, la faccio vedere. Quello è Mario Draghi, vedi? Con la coppa in mano, che lui faceva anche sport. Attenzione, quando diventò governatore della Banca d'Italia, io gli mandai un biglietto e io gli dicevo: mi chiedono se passavi i compiti, io non me lo ricordo, dirò di sì per farti fare bella figura. Lui mi rispose con una lettera affettuosa. Secondo me i governi tecnici non esistono. Esistono governi politici e solo governi politici. Le faccio l'esempio di Ciampi. Ciampi non è mai stato eletto dal popolo, può dirsi un tecnico, però è un tecnico a cui è stato richiesto dal mondo politico di fare il presidente del Consiglio dei Ministri, per 3 anni il ministro del Tesoro e per 7 anni il presidente della Repubblica. E se c'è una distinzione tra persone che provengono dal mondo delle forze politiche e persone che provengono invece da un mondo esterno ai cosiddetti partiti, ma il fatto che i partiti sono scomparsi a questo punto. Gli ultimi 20 anni sono lentamente andati dissolvendosi. Un solo dato: hanno oggi un numero di iscritti che un ottavo di quelli che avevano 70 anni fa. E il numero degli italiani è aumentato nel frattempo di 10 milioni, il che vuol dire che la base sociale dei partiti si è ridotta fortemente. I partiti quindi sono diventati dei conglomerati, oppure, e come nel caso del Movimento 5 Stelle, dei movimenti. Rifiutano la parola partito. Quindi non sono più quel partito organizzazione, quel partito chiesa, una volta venivano chiamati così, e quindi non sono più, sono diventati liquidi, fluidi. Questo che cosa ha comportato? È che non veicolano più in maniera esclusiva i bisogni sociali e quindi anche la carriera delle persone, perché i bisogni sociali si accompagnano poi a degli attori, dei protagonisti. Oggi il partito che cos'è? È un leader e intorno al leader un gruppo di persone, per lo più parlamentari. E poi un seguito elettorale, un numero di voti. E che cosa c'è? C'è un vuoto in mezzo, no? Dove c'era la struttura del partito, legame tra Stato e società, oggi non c'è più nulla. E sarà molto difficile a tutti i partiti dire di no a Draghi.